tutti e benvenuti alla nona lezione del corso AutoCAD Base che si svolge qui su YouTube. Per seguire il corso dovrete munirvi di un software CAD, potete utilizzare AutoCAD o un software DVG nativo come GStarCAD, link per scaricarlo in descrizione. Sono Lucia Chiarello, docente certificata AutoCAD e in questo corso vi insegnerò ad usare software con lezioni brevi ma complete. In questa lezione parleremo di annotazioni. Prima di cominciare bisogna però parlare della proprietà dell'annotatività, che è abbinabile sia ai testi che alle quote, ma anche ad altri elementi all'interno del CAD. Con annotativo si intende un elemento che ha fondamentalmente due caratteristiche. La prima è che mantiene la propria dimensione al variare della scala di stampa. Come potete vedere, questo testo, quello che ho scritto annotativo, anche se cambia la scala di stampa, mantiene la propria dimensione, mentre l'altro, che è uno stile standard, diventa via via più piccolo fino a risultare praticamente invisibile. La seconda caratteristica è che gli elementi annotativi saranno visibili solo alle scale che l'utente andrà ad assegnarli, mentre in automatico le altre risulterà invisibile. Quando si crea un elemento si assegnerà intanto una scala di annotazione, quindi di stampa, mentre poi sarà possibile andare ad aggiungerne anche altre. Quando si tratta di oggetti annotativi, andrà poi eseguito sempre un passaggio nel momento dell'inserimento, e cioè dalla barra di stato si dovrà impostare la prima scala di annotazione. Per quanto riguarda i millimetri, si possono utilizzare queste scale così come appaiono. Per quanto riguarda centimetri, metri o altre unità, o si va ad effettuare un piccolo calcolo, nel caso di centimetri bisognerà togliere uno 0 rispetto alle scale presenti, quindi ad esempio 1 a 10 sarà una scala 1 a 100 per il mio disegno che è realizzato in centimetri, perché il fattore di conversione tra millimetri e centimetri è appunto 10, oppure in alternativa da personalizzato si possono ricreare delle scale andando ad aggiungerle, assegnandogli un nome, e quindi andando a scrivere su unità di segno il fattore di riduzione della scala, nel mio caso per una scala 1 a 100, quindi 100, mentre su unità carta il fattore di conversione tra millimetri e unità utilizzata per disegnare, per i centimetri 10, per i metri 1000. Quando dovrò scegliere una scala di annotazione andrò quindi a selezionare la mia personalizzata. Quindi il primo passaggio per inserire elementi annotativi è scegliere la prima scala di annotazione. In questa lezione ci concentreremo sulla scheda annota che contiene tutti i comandi delle annotazioni. Cominciamo dai testi. Anche ai testi è meglio assegnare un layer. Si può fare direttamente di default dalla parte bassa del gruppo testo e andando a scegliere il layer da utilizzare. Si deve poi impostare lo stile del testo, che può essere standard oppure annotativa, è sempre consigliato usare annotativa, e quindi si può scegliere il metodo di inserimento, che può essere riga singola, in cui dopo un clic si va a dare l'altezza del testo. Trattandosi di testo annotativo, tutte le misure saranno in millimetri stampati, quindi per avere un testo alto 3 mm in stampa, l'altezza da assegnare sarà 3. La rotazione, e quindi si può digitare il testo. Due volte invio, una volta terminato. Il secondo metodo di inserimento è invece multilinea. Con testo multilinea si va a creare una casella di testo e si avranno a disposizione tutti i comandi che sono presenti nei normali editor di testi, a partire dall'altezza. Ci sono poi i comandi di formattazione, quindi grassetto, corsivo, barrato, la giustificazione, si può dividere il testo in colonne o ancora aggiungere dei simboli. Una volta terminato l'inserimento del testo, clic fuori dalla casella oppure chiudi editor di testo in alto a destra. Gli stili già presenti possono anche essere personalizzati dalla freccetta in basso a destra del gruppo testo. Da qui si possono anche creare dei nuovi stili. Ogni stile può essere caratterizzato da un font, uno stile di formattazione, può essere annotativo o non annotativo. L'altezza solitamente si lascia a 0, così che sia l'utente a scegliere di volta in volta l'altezza del testo. Andando invece a scrivere un valore qui dentro, un testo può essere alto solamente il valore impostato. E quindi sotto ci sono anche degli effetti come capovolto oppure inverso. Attualmente le scritte che ho realizzato saranno visibili solo alla scala di stampa impostata nella barra di stato, quindi 1 a 10.
Si può andare ad aggiungere altre scale di annotazione con due metodi. Il primo è selezionando l'elemento o gli elementi e quindi dal gruppo messo in scala annotazioni aggiungi e elimina scale. Con aggiungi si può aggiungere una nuova scala di annotazione e quindi anche di stampa, oppure si può anche rimuovere con elimina. Il secondo metodo è attivare il comando aggiungi scale agli oggetti annotativi al variare della scala di annotazione, sempre nella barra di stato. In questo caso, quando si va a modificare la scala di annotazione subito dopo, si andrà ad aggiungere questa scala a tutti gli oggetti annotativi presenti nel disegno. Per verificare a ciascuna scala quali sono effettivamente gli oggetti visibili, consiglio di disattivare il primo pulsante Mostra oggetti di annotazione e anche il secondo, perché altrimenti ogni volta si va ad aggiungere una scala di annotazione agli oggetti nel disegno. E quindi andando ad impostare una specifica scala si può verificare se un elemento è visibile oppure no. Passiamo ora alle quote. Anche per le quote vale il discorso delle scale, quindi prima si imposta la scala nella barra di stato e poi si vanno ad inserire le quote nel disegno usando come stile annotativa, che può anche essere personalizzato. Consiglio di impostare sempre un layer di default così che tutte le quote vadano già ad inserirsi nel layer corretto. Quindi per inserire le quote ci sono tre metodi. Il primo si chiama quota. Con quota basta avvicinare il mouse a un elemento. Con un clic si individua l'oggetto da quotare e con un altro si inserisce la quota all'interno del disegno. È anche possibile effettuare clic per individuare l'elemento da quotare. E quindi terzo clic per andare ad inserire la quota. Andando ad avvicinarsi ad archi o a cerchi verrà automaticamente proposta la quota diametro per i cerchi e raggio per gli archi. Il secondo metodo di inserimento è un metodo un pochino più classico, che però prevede di scegliere manualmente il tipo di quota. Con lineare si vanno a quotare elementi in orizzontale e in verticale. Se l'oggetto è inclinato si va a quotare la proiezione sull'asse X o sull'asse Y, sempre facendo due clic e terzo clic per l'inserimento. Allineata permetterà invece di quotare la misura effettiva anche degli oggetti inclinati. Con angolare si vanno a misurare gli angoli, andando ad individuare due elementi e terzo clic per inserire la quota. Quindi c'è lunghezza arco, raggio o diametro. Basta avvicinarsi a un cerchio o un arco per inserire la relativa quota. Ci sono poi ridotta per archi e cerchi e coordinata. Un terzo metodo è invece quotatura rapida. Con quotatura rapida si vanno a selezionare degli elementi nel disegno, si attiva il comando e quindi si andranno ad inserire più quote contemporaneamente. È consigliato più che altro per elementi abbastanza semplici, perché può essere che le quote risultino scostate oppure accavallate. Nel caso in cui una quota sia scostata rispetto all'elemento quotato, si può selezionare, mantenere il mouse fermo sul grip centrale e quindi scegliere un metodo di spostamento. Sposta con direttrice va a spostare la quota inserendo anche una linea che la va a congiungere all'elemento quotato. A questi tipi di quota si può anche abbinare il comando continua. Dalla riga di comandi si va a selezionare l'ultima quota a cui agganciarsi e quindi con continua si va ad effettuare il click direttamente sul secondo punto da quotare. Con linea base invece, nello stesso menu a tendina, si mantiene il punto iniziale fermo e si va a quotare sempre dal medesimo punto di partenza tutte le quote successive. Anche per quanto riguarda le quote, sarà poi possibile aggiungere nuove scale di annotazione dalla barra di stato, triangolino con il fulmine, oppure dal gruppo messa in scala annotazioni, aggiungi e elimina scale. Sempre nella scheda annota sono poi presenti. Anche nel caso delle quote ci saranno poi degli stili, dallo spigolo in basso a destra del gruppo quote. Da qui si possono modificare quelli esistenti o crearne di nuovi utilizzando nuovo. Per quanto riguarda le quote ci sono tantissime impostazioni, andiamo a vedere giusto le principali. Nella prima scheda linee è possibile eliminare oppure rendere a lunghezza fissa le linee di estensione, quindi le linee che congiungono il punto quotato alla quota. Una cosa importante è che tutti i valori scritti nelle impostazioni delle quote, essendo uno stile questo annotativo, sono espressi in millimetri stampati.
Su simbili frecce si può modificare il tipo di freccia e la dimensione della freccia e della quota, in testo l'altezza del testo e quindi anche il posizionamento o l'allineamento. Dalla scheda adatta si imposta la notatività andando a spuntare la relativa casella. In unità primarie si possono indicare la precisione e il separatore. Le unità alternative servono per visualizzare una seconda unità di misura accanto alla prima, mentre nelle tolleranze si può andare ad inserire una tolleranza, ce ne sono di diverso tipo, accanto alla misura della quota. Quando si va a modificare uno stile, tutte le quote all'interno del disegno andranno ad aggiornarsi. Sempre nella scheda nota ci sono poi due comandi nel gruppo linea d'asse. Centro va ad inserire un asse ai cerchi oppure agli archi, mentre con linea d'asse, andando ad individuare due linee, si può inserire un asse centrale. Per completare le annotazioni ci sono anche le multidirettrici, che possono sempre essere standard oppure annotative. Una multidirettrice è un testo che punta al disegno attraverso una freccia. Ci sono poi alcuni comandi che permettono di aggiungere nuove frecce al testo o rimuoverle o ancora allinearle. Accedendo alle proprietà dello stile si possono poi personalizzare gli stili delle multidirettrici, andando anche a scegliere la tipologia tra testo, quello che ho appena utilizzato, oppure blocco, che invece va ad inserire una forma all'interno della quale si va ad inserire la nostra informazione. Una volta personalizzati gli stili, è utile poterli importare anche in altri file. In AutoCAD l'unico metodo è quello di utilizzare il Design Center, presente nella scheda vista Gruppo Tavolozze. Andando a selezionare il file che contiene gli stili che si vogliono importare, andando nella categoria prescelta, si può individuare l'elemento e importarlo effettuando clic destro. Se invece si utilizza GStarCAD, nella scheda Express è presente un comando nella parte bassa del gruppo quotatura che si chiama Esporta stile quota. Con questo strumento si può andare ad associare un nome allo stile da esportare e quindi anche una posizione da sfoglia. Stile che verrà esportato come elemento a sé e che può essere quindi importato in un nuovo disegno, sempre dalla parte bassa di quotatura, con il secondo comando. In GStarCAD sono presenti numerose funzionalità innovative rispetto a testi e quote, che invito a scoprire sempre qui nel canale YouTube di Tecnobit. Andiamo giusto a vedere le due più interessanti, che sono Area Table, per andare a creare delle tabelle riepilogative dei metri quadri o andare a numerare anche i locali di un'abitazione. Per le tabelle bisogna spuntare Crea tabella. Andando a dare poche impostazioni, come ad esempio il nome delle intestazioni o il numero da cui partire per le numerazioni o ancora un fattore di conversione per l'unità, il mio disegno ad esempio in centimetri, ma le aree le voglio in metri quadri, si può andare a scegliere gli oggetti all'interno del disegno da andare ad inserire nella tabella riepilogativa. Tabella che si aggiornerà qualora si modificasse il disegno. Una seconda funzione è utile invece per le quote. Quando si va a quotare un disegno, la misura mostrata è quella reale. Qualora si avesse commesso un errore di progettazione, ma non si avesse il tempo di andare a modificare il progetto, si può andare a modificare localmente il testo della quota. Questa operazione è possibile anche in AutoCAD, andando ad effettuare un doppio clic sulla quota e quindi digitando un nuovo valore. Quando però si è modificato il disegno e quindi si vuole mostrare il valore reale della quota, in AutoCAD bisogna utilizzare la tavolozza proprietà, cosa possibile anche qui in GStarCAD, ma nella scheda Express, nella parte bassa di quotatura, c'è un comando che va a ripristinare il valore delle quote. Basterà selezionarle e dare invio. Questi, ripeto, sono soltanto due esempi, ci sono moltissime altre funzionalità e trovate dei video esplicativi direttamente qui nel canale. Con questo siamo al termine della lezione, vi do appuntamento al prossimo video per parlare di stampa.